un bellissimo parterre di ospiti e quindi dobbiamo usare tutto il tempo che abbiamo per ascoltare e poi per eventualmente domandare. Allora, l'incontro è stato... Lascio aperto un po' perché sì. Per i ritardatari. Lasciamo per i ritardatari che solitamente sono numerosi. Allora, ringraziamo prima di tutto Susanna Santoro, Paolo Molini, Silvia Giambrone per essere qui in modalità mista per questo incontro che avevamo molto desiderio di organizzare insieme alla professoressa Elena Bellantoni. Ringraziamo anche Mattia Cassalini che ha affiancato Susanna nel preparare la presentazione, Paola in numerose occasioni di lavoro e quindi è con noi anche lui oggi. E poi ringraziamo l'Accademia per aver, il nostro direttore, per aver voluto ospitare questo incontro che, ripeto, per noi, per me e per la professoressa Bellantoni era anche un modo per cercare di unire le nostre classi, unire un po', intrecciare un pochino i fili di alcune cose che attraversano i nostri corsi, ma anche cose che attraversano tutti i corsi, quindi dare una testimonianza al vivo e un confronto al vivo con delle persone che sono anche un po' parte del nostro percorso, della nostra vita, quindi non sono delle persone estranee, non è solamente un percorso, una presentazione, diciamo così, che rappresenta uno spaccato, un pezzo di una grande parte, una parte molto importante del pensiero politico dell'Italia, ma anche parte di quello che ha intrecciato e ha incontrato le nostre due esperienze. Quindi è con ancora più gioia che diamo il benvenuto alle nostre ospiti. Abbiamo pensato di dare un taglio ampio, questo ampio diciamo nel senso cronologico e anche nel senso di pratiche, quindi due artiste che appartengono a due generazioni differenti, entrambe una diciamo una propensione non solamente alle pratiche ma molto alle teorie, e una curatrice che è Paola Molini, che è anche una critica d'arte e autrice, che nel suo approccio alla teoria ha anche una parte molto pratica, perché appunto poi le mostre si fanno effettivamente con un'altra parte, diciamo così, del cervello, no? Si fanno molto anche con una capacità di capire i materiali e gli spazi. Abbiamo pensato di dare parola per prima a Susanna, poi ascolteremo Silvia, che ci sente e ci vede, siamo felici che oggi la tecnologia ci stia aiutando, e infine chiuderà Paola. Io volevo dire solo per sì, questo per rivolto agli studenti, anche parlando con Susanna quando abbiamo organizzato l'incontro, che, cioè proprio seguendo la pratica femminista in qualche modo, di creare delle relazioni orizzontali di dialogo oggi. Esatto. Quindi non solo un ascolto, noi siamo dietro questa cattedra, non avreste detto anche giusto che non è, però lo sottolineo così siete preparati, perché un testo di riferimento anche di questa discussione, per chi l'ha affrontato con la Canziani e chi l'ha fatto con me in altre materie, perché comunque la discussione sul corpo come strumento di interazione ma anche come luogo del conflitto per un certo tipo di ricerca è interessante, è Studiamo di Hegel, poi comunque lo introdurrà anche meglio Cecilia di Mezzo, il testo dell'anno del 1970 di Carla Ronzi, pubblicato poi nel 74 all'interno di Rivolta Femminile, e poi ce lo specificherà meglio anche l'esperienza di diretta di Susanna. Scusate. No, stavo per dire esattamente la stessa cosa, quindi eravamo tutti armonici, nel senso che iniziamo con gli interventi, però poi ci interrompiamo l'un l'altra nell'ottica di arricchire il dialogo, nonostante diciamo, l'assetto di quest'aula privilegi insegnamento verticale e poco orizzontale, però insomma proviamo a fare questo esercizio. Allora, Susanna Santoro è nata a Brooklyn nel 1946 e è arrivata in Italia, forse ce lo racconti, tu sei arrivata con la famiglia Rocco. Esatto, con la famiglia Rocco. Come accompagnatrice. Come nanni. Stavo facendo il secondo anno delle arti a New York. E poi dopo siccome ero un po' secchiona, mi hanno puntato e ho dovuto fare questa esperienza che è stata un po' drammatica, ma in ogni caso. Però poi sei tornata. Ma portata a vivere in Italia. E poi sei tornata. Sono tornata perché ho visto poco.
Sì. E negli anni 70, quando Susanna Santoro arriva a Roma, torna per la seconda volta, su consiglio di Salvatore Scarpitta, mi sembra. Perché sì, perché lavoravo insomma, a studio con Scarpitta. Spesso. Scarpitta è un artista, tra l'altro adesso c'è una mostra nella Galleria di Luca a Roma, direi da vedere. Era una delle persone con cui Carla Lonzi in dialogo e con cui dialoga dentro Autoritratto, il suo testo pubblicato nel 1969, considerato anche il momento di distacco, non di frattura, cioè una continuità, ma di distacco, presa di distanza dal sistema dell'arte, ma non dall'arte tout court. Arriva a Roma e ha il numero di telefono di Carla Lonzi e lì inizia a far parte di questa nuovissima avventura che è nata dalla collaborazione tra Carla Lonzi, quindi una teorica, una critica d'arte, Carlo Accardi, un artista, e Bino Bonotti, una giornalista, peraltro di seconda generazione, nata in Eritrea. Dunque, nera. Sì, decisamente, che dopo un anno abbandona, ma diciamo che tante stanze portate dai Bonotti dentro il primo manifesto sono più che evidenti, un richiamo al transfenomeno, che rimane anche molto forte, diciamo, in generale, negli anni in Italia si leggeva parecchio, penso, Fanon, comunque era appena stato in Italia al 59, presente al secondo convegno sugli artisti e scrittori neri che si era tenuto a Parigi e Roma, quindi diciamo un'apertura ad un femminismo che è anche tutto sommato molto attento alle questioni postcoloniali e che è una specificità politica italiana molto insomma molto interessante. Quindi Susanna arriva nel 70 ed entra immediatamente, chiami Carla Lonzi, chiedi un incontro e lei ti dice: ma io non faccio più la storica dell'arte, la critica d'arte, io faccio un'altra cosa, che cosa fai? Faccio il femminismo. E tu dopo entri a far parte di Rivolta Femminile. Nel 74 pubblica Santoro uno dei testi fondamentali, anche più dibattuti e più complessi per quanto riguarda proprio le vicende di Rivolta e il dialogo con Lonzi, il dialogo o dibattito con Lonzi, che è Per un'espressione nuova, Towards a New Expression. E nel 75, dopo la fuoriuscita da Rivolta Femminile, sei una delle fondatrici della cooperativa Beato Angelico, un altro un luogo che è molto, uno spazio di tempo tutto sommato molto limitato, sono due anni nei quali tutte le artiste che facevano parte della cooperativa espongono, ma assieme alle storiche dell'arte, alle non artiste della cooperativa, viene deciso anche di inaugurare, di punteggiare questo percorso espositivo con delle figure che sembravano in qualche modo tracciare una sorta di genealogia. Queste tre figure sono Artemisia Gentileschi, di cui viene esposta l'Aurora, grande quadro, un enorme quadro preso peraltro in prestito da un antiquario e che ogni notte veniva ritornato nei locali della chiesa accanto, perché la cooperativa Beato Angelico aveva un piccolo lucchetto, era uno spazio sopra il Minotto, sopra Minerva. E l'altra artista storica, Elisabetta Sirani, spesso confusa con Guido Reni, e quindi le riattribuzioni a Elisabetta Sirani sono una faccenda anche molto recente in alcune. E infine Regina Bracchi, che è un'artista che ha un percorso incredibile, recentemente tra l'altro acquisita in seguito ad una mostra alla Gamet di Bergamo, acquisita anche alla Centre Pompidou, quindi diciamo una di queste artiste italiane che non abbiamo qua saputo guardare, secondo futurismo. Sì, è firmataria del manifesto secondo futurismo e poi firmataria del manifesto invece del MAC assieme a Bruno Munari, quindi un'artista che è apparentemente defilata, in realtà appunto come dice Griselda Pollo, chi dovrebbe guardare a leggerli con attenzione, i nomi ci sono. Allora, Susanna dagli anni 80 lavora come art therapist della prima infanzia, a opere in collezioni pubbliche e private, continua ovviamente a lavorare appena esposto per l'appunto a Brooklyn Museum. Io ti lascio. No, volevo aggiungere una cosa che forse non c'era quella. Intanto, thank you for coming. Il mio materiale che vedrete un po' più tardi dopo chiudere gli anni 70, che disegno molto negli ultimi anni,
deriva da un, a parte del, ho lavorato con il primo infanzia con bambini sordi, che mi ha portato a capire molte cose sul disegno spontaneo e organico dei bambini, linguaggio diciamo grafico. E l'altra cosa che volevo dire è che io faccio parte di un centro antiviolenza da Viterbo, che è un centro molto serio, sì, piccola, che a Roma si fanno tante cose ma sono anche molto caotiche. E in questo, a parte lavorare con le donne in difficoltà, che io non faccio particolarmente quello, anche se si fa una formazione di 2 anni, io credo che magari non conoscete cosa si fa in un centro antiviolenza, qualcuno lo sa. Sa qualcosa dei centri di antiviolenza? Vabbè, intanto sono trattati male, i soldi non gli arrivano mai ed è un gran problema. E siamo praticamente quasi sempre autofinanziati, un grande problema. In ogni caso, quello che fianca un centro antiviolenza è lo studio culturale delle storie e le culture delle donne. Allora, da arrivare a studiare il male smanificarono per 3 anni, dove la gente andava perché è talmente schifoso, non so se avete mai letto, sapete qualcosa del male, lo sanno? No, il documento del tribunale che i domenicani tedeschi hanno fatto alle donne chiamate streghe, ed è allucinante, è tutta una sessofobia allucinante, e se vi capitate trovate una sintesi, perché è un testo molto difficile da leggere perché è lunghissima, poi è un tribunale, per cui è noiosissimo. Nessuno ascoltava le streghe intanto, e la Muraro ha scritto un bellissimo libro che si chiama la prima persona, la signora del gioco, la signora del gioco, la caccia alle streghe interpretata dalle sue vittime. Quella, questa è recente, diciamo, sì, no? Che legge le risposte del tribunale delle streghe. E, per esempio, dice: ma voi che facevate nelle foreste di notte? Perché intanto non potevano parlare in pubblico di giorno, era evitato, per cui certo facevano i gruppi di notte per fare le loro cose. Allora, le streghe ovviamente erano curatrici, erano religiose, erano tutto sincretici, che ne so, con la religione pagana, politica, cattolica, proprio un gran macello di casini. Erano anche un po' ignoranti, scusate la parola, nel senso che venivano da una cultura che gli avevano imitato assolutamente tutto quello che il Medioevo gli dava, che erano le grandi produttrici di quasi tutto del commercio, cioè bisogna rivalutare il Medioevo prima di... Poi verso 480, che viene scritto al Malius, che siamo nell'entrata del Rinascimento, dove le donne gli danno l'ultimo, cioè tutto da rivalutare, anche il Rinascimento e gli artisti del Rinascimento. E, ecco, Luisa la signora. Allora, una delle frasi che ha portato la Muraro su quanto riguarda la signora del gioco, e che è una frase che dice: allora cosa avete fatto nella foresta? Perché si immaginava che le donne facevano i coiti con i demoni, li tagliavano i peli, li mettevano sugli alberi, delle cose assurde, o che nominavano, che ne so, i liquidi freddi che si trovavano sul corpo, perché si denudavano le donne per vedere i nei, perché i nei erano un segno di stregoneria. Durante i processi, questi sono i processi degli inquisitori che fanno i processi, per cui denudavano le donne per vedere i nei e li pingevano, insomma li pungevano. Se rispondevano erano una strega, insomma cose dall'altro mondo. Comunque una risposta da una di queste signore era: ma noi andavamo lì per incontrare la signora dell'Oriente. Allora, la signora dell'Oriente è la grande divinità, Inanna, Ishtar e tutti quanti che venivano dall'Oriente, che passa ovest verso di noi nel Mediterraneo. E cosa facevate con questa signora del gioco? E che vi dicevano? E dice: ci dicevano di fare gli atti buoni, cioè tutto. Allora, per la prima volta la Muraro dice: io interpreto le risposte delle streghe, perché prima, cioè, questi erano tutte pazze, ignoranti, eccetera, eccetera. Vabbè, non voglio perdere troppo tempo. Facciamo una cosa: Luisa Muraro è una filosofa femminista
è una delle fondatrici e animatrici della Libreria delle Donne di Milano, che è un luogo ancora estremamente attivo ed è una sorta di avamposto, sì, uno degli spazi che sono rimasti dagli anni 70 ad oggi, un po' come la Casa Internazionale delle Donne di Roma e vari altri. Centri antiviolenza fanno parte ovviamente di questa costellazione di luoghi aperti da donne per le donne, come diciamo luoghi anche in questo caso di orizzontalità, dove si trova rifugio, ma dove si trova e si fa anche cultura, si fa pensiero, si studiano le fonti, si cerca di trovare degli strumenti che sono anche appunto spesso archivi dimenticati o letti in diverso modo. Luisa Muraro parla appunto delle streghe, Barbara Dudel in Germania nello stesso periodo riguarda i libri dei medici, per esempio, e scopre che il modo in cui la medicina ha guardato il corpo è sempre stato molto poco in ascolto invece delle cose raccontate dalle donne. Quindi diciamo è continuare a cercare di tenere archivi che non siano però retrospettivi, ma che sappiano agire nel presente, che è esattamente la cosa per la quale siamo qui oggi, perché pensiamo che il femminismo sia una chiave non tanto appunto di diciamo solamente storica, ma invece sia proprio una modalità differente, una modalità diversa di intervenire nel reale, nel presente e nelle nostre vite. Quello che Carla Lonzi lo chiamava, no? Essere il soggetto imprevisto, quindi guardare in maniera diversa con un'altra lente, perché questo ci completa, no? Sì. E ci aiuta anche a disarchiviare alcuni habitus o abiti che abbiamo un po' ereditato, però che possiamo anche toglierci dalle spalle. E questa è stata tanta parte del lavoro di Susan Santoro. Quindi Susan è una, diciamo, una figura effettivamente abitato il femminismo da tanti punti di vista, sia come artista che come attivista che come terapista, e che continua per l'appunto a fare formazione. Forse potremmo, Susanna, entrare nel vivo del vivo lavoro. Sì, volevo dire solo una cosa, perché tu hai nominato i testi medici. Io ho trovato questo lavoro con i testi illuminati, no? Con il fuoco di immagini che ti spiega, e ho trovato uno erbario dove c'era la tipa che mischiava, c'era l'abortificente, no? Cioè che se donna, altra donna che teneva la pancia, e lei mischiava, ma nella mano c'aveva una bacchetta magica, per cui l'aborto era normale e stava negli erborari, per cui vabbè, insomma, volevo solo, non avrei, perché qui non c'era un disegno di quello, perché spesso prendo i disegni che parlano oggi, come quello del poster, no? Che quello è una cosa giapponese, cioè io intendevo una persona specifica, non lo dico, ma sono tanti che dietro sono la maschera di anime diaboliche. Vabbè, questo cioè, allora che fa? Cioè, condividiamo le cose. Cominciamo con me, eccola, ce l'hai. Ok. Niente, questo è stato messo come copertina da Mattia, vabbè. E niente, è un disegno un po' più, un acquarello un po' più recente, che io non so, un po' sull'estasi, non si sa che cosa, ma non so gli anni, 2010-11. Questo è del 71 e ho fatto un calco di me stessa, poliestere naturale, la misura è naturale naturalmente, poliestere è un calco, bla bla bla. È stato rifiutato da Carla Lonzi, ho avuto molti problemi con Carla Lonzi, questa è un'altra storia, se mi interessa se ne può parlare, dei conflitti che sono nati anche con Carla Cardi, perché ero molto presente sia con Carla Cardi e non si riconoscevo tutti e due in intimità, cioè ci andavo a trovare, prendevo ore, parlavamo anche fuori dei gruppi di adolescenza, quindi l'ho conosciuti molto bene. Andiamo avanti, non voglio parlare troppo, perché si poteva andare avanti. Ti fermo io quando voglio. Sì, appunto, sì, questo è quel libretto. Allora, Montinieri era uno dei lavori che è stato, torniamo un attimo indietro. Montinieri è stato un lavoro che con Paola abbiamo esposto alla Galleria Nazionale. Devo dire che per noi è stato un enorme onore riuscire ad avere quest'opera, non eravamo sicure che tu avresti prestato in una sede museale, istituzionale. Ed è un lavoro come Towards My Expressions, like the Dog, per favore. Sì, e, sì. E,
E sono stati due lavori che sono stati due lavori fatti proprio durante, Susanna, la tua avventura del femminismo, durante gli anni dell'impegno con Rivolta, e sono stati due lavori che, come dicevi, hanno anche determinato in qualche modo una frattura, no? con Lonzi. Perché? Perché c'è una iconografia che tu utilizzi che è lampante e precisa, mentre nel gruppo di Rivolta, in tutto il femminismo italiano, la parola conduce, no? La parola più che l'immagine, il luogo di dibattito, il luogo di produzione di pensiero. Cos'era Towards New Expression? Questo libro? Sì, lo chiedo a te. Veramente era un esperimento, diciamo, con l'esperienza di autocoscienza, che Carlo non si parlava prettamente di sessualità, ma veramente di sessualità. Era incontro alla penetrazione, siamo tutti d'accordo, cominciamo a parlare di questo problema. L'aborto non esisterebbe se gli uomini si controllassero un po', per cui ha lavorato molto su questo cosa significa la penetrazione per le donne. Non entro lì, bisogna leggere, caro, non so su questo. Due cose. Allora, questi anni che noi vediamo come un periodo molto compatto e senza sfumature, sono anche gli anni dove, parallelamente a Rivolta Femminile, che è un gruppo che uno dei primi gruppi separatisti italiani, assolutamente, è un gruppo di non attiviste. Un gruppo dove non è professata la militanza politica, non è un gruppo che va in piazza. Parallelamente, nel caso per esempio di Libero delle Donne, invece anche militanti, parallelamente sono gli anni di due grandi battaglie. Sono due battaglie di piazza, sono due battaglie di strada, sono due battaglie politiche. Una è la depenalizzazione dell'aborto, votata nel 78, e la seconda, che viene votata prima, è invece la legge sul divorzio, che è del 74. Quindi pensate alle date, e poi pensate nell'81 l'abrogazione del 1981, dopo l'abrogazione del diritto d'onore, insomma, il fatto che sì, nella no? Nel 1981 è stata abrogata, no? Quindi il fatto che se un uomo deliberatamente uccideva la propria moglie o compagna per tradimento non finiva in galera. Cioè, quindi sono tre battaglie, in particolare sono le prime due che animano una enorme aggregazione da parte di tanti gruppi femministi, di tanti gruppi di donne. Rivolta non fa parte di questa battaglia politica, perché Rivolta decide di agire all'interno di gruppi di separazione su una rianalisi e su una ridiscussione dei ruoli, dei modi, delle politiche all'interno del nucleo, diciamo così, del nucleo prepolitico, se vogliamo, ancora prima della famiglia, cioè quelle che sono le relazioni tra persone. Lei, quindi, all'interno di questo gruppo, il lavoro di Susanna, all'interno di questo gruppo ovviamente di sessualità si parla molto, ma non come ricaduta legale, ma come invece consapevolezza e possibilità decisionale, no? All'interno delle singole persone si fa attraverso il gruppo di autocoscienza, cioè l'analisi a partire dalle proprie esperienze che ogni partecipante racconta, discute, analizza attraverso il confronto con le altre. Nessuna di noi dice io da sola, ognuno di noi dice io attraverso il riconoscimento che passa. Per cui il lavoro di Susanna è dentro questa situazione, le battaglie fuori, ma anche soprattutto soprattutto l'indagine all'interno delle discussioni di Rivolta, e esce con due lavori che però, essendo Susanna un'artista che lavora con la figura e con le figure, abbiamo parlato di iconografia fino a poco fa, recuperare quelle che erano le immagini, no? Delle donne che ci tramandano nella storia, questo è un arco molto forte nel tuo lavoro, rimane. E in questo senso, diciamo, il dibattito con Lonzi si consuma proprio sull'iconografia del sesso. Che lei rifiuta. Esatto, che lei rifiuta.
in Carla Cardi, cioè quello è nato prima con Carla Cardi il problema, poi io. Però sull'aborto e sul divorzio è interessante, perché lei diceva là che noi non pronunciamo sull'aborto, e sotto questo c'è molto da dire, perché è intanto inutile, secondo magari il suo pensiero, che sarà sempre un problema, perché ci sta sempre quella gente che crede che è una vita, che è religioni, questo e quell'altro, per cui è inutile, è un red flag, cioè è una distrazione, come stanno lì facendo oggi, rimescola tutta questa roba che ti distrae, no? Uno. E poi sulla penetrazione, che sicuramente viene fuori dalla sua vita, perché come dicevamo, cioè le gravidanze non diciamo consulate, consentite, sono tutti stupri e sono tutti basati su un non consenso femminile fino a poco tempo fa, per cui per me si tratta di stupri. Qui il problema è la penetrazione, nessuno lo vuole capire, non si dice nessuno su questa cosa qua, è tutto colpa della donna perché è un diritto, non è un diritto e bla 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 bla. È assurdo perdere tempo, Carlo non si sapeva questo, che perdere tempo con l'aborto era inutile e c'aveva ragione, molto lungimirante, leggilo perché è lungimirante in tutte le cose. Allora vabbè, insomma, vabbè, vado avanti, poi nel frattempo... No, l'unica cosa che posso dire sul libretto è che io l'ho distrutto io, sono rimasti così di nessuna coppia, l'ho rifatto qualche anno fa, dopo, nel 69, e mi sono autocensurata. Mi ha creato un sacco di problemi. Questo è l'altro San Giro. Quello non è autocensurato, questa è censurata da me stessa. Perché sì, perché abbiamo verso 79 e il femminismo comincia a sciamare. Cioè, c'è Berlusconi che rovina, veramente mette le donne sull'astro, insomma, ci ha rovinato, cioè, completamente. Anche, diciamo, c'è la fine della parabola in qualche modo propositiva nata dal 68. Il femminismo comunque nasce da una serie di istanze che emergono nel 68, che hanno a che fare anche con il pensiero della postcolonizzazione. Il 68 da noi sono le scuole. Nel tutto Sudafrica, l'inizio in Africa, scusatemi, è diciamo una fase importantissima invece di decolonizzazione dei paesi, dei paesi africani, di indipendenza, quindi il 68 è tante cose. Sì. Di fatto è un momento di liberazione della grandissima energia e questa parabola in qualche modo si scontra con il 77 e l'inizio degli anni di piombo. Chiaramente a quel punto... Chiaramente, a quel punto effettivamente il femminismo entra in una fase silente, contestualmente effettivamente sono gli anni dell'inizio del berlusconismo. Sì. L'altro giorno ad un convegno su Carlo Accardi al Palazzo delle Esposizioni, che raccontavo prima, una delle cose più belle che ho sentito è stata ogni volta che i femministi riapparire ogni volta che c'è un'istanza femminista che diventa politica, cioè diventa visibile e prende spazio, è come se si fosse in un deserto, no? Come se nulla prima fosse stato fatto o detto, è come se noi avessimo continuamente dei fili recisi, come se devi sempre ricominciare da capo. E Paola Stelliferi, che è una storica del femminismo, dice una cosa bellissima, ha detto forse dobbiamo imparare che queste cesure, questi tagli, questi vanno riannodati, ma il nodo si deve vedere, perché ogni nodo è stato significativo in questa storia che ormai è lunga di più di due secoli, di più di tre secoli, e che ogni volta sembra ricominciare, no? Ogni volta da capo, così come anche oggi. Diapositiva seguente. No, volevo tornare solo un attimo a questa cosa che si è detto che ero venuto qua con i numeri che mi ha dato Scarpita. Io nel mio sito, se lo vai a trovare, come mi dice trovare, c'è un pezzo scritto da me che si chiama Then and Now, forse anche in italiano, forse tutto in inglese, perché ormai i siti si fanno in inglese. Comunque lì scrivo il rapporto che ho con questo maestro, che è un maestro che mi ha aiutato se vuoi, però ci ha usato sessualmente tutte le ragazze, e questo l'ho dovuto denunciare in uno scritto privato che non viene fuori.
ho buttato i libri perché mi sentivo che era finito il femminismo in quegli anni 80, cioè che mi sono autocensurata, vedi come il tempo sta cambiando, che io non ce la faccio più. Perché cioè il femminismo di Carla Nunzi era una cosa estremamente autentica, estremamente silenzioso, profondo, non so, è difficile spiegarlo, e che non c'è più questa cosa. È inutile, no? Mi sento come fosse inutile tutto quanto. Vabbè. E butto tutto, tutti i soldi, per il tutto. Vabbè. Fa parte, però è interessante come storia. C'è un'autocensura molto potente che le donne hanno, perché è un modo per tornare indietro, anche per andare su tutte le leggi maschili, no? Centro androcentrici, no? Il matrimonio, i figli, bla bla bla. Tornare a tutta questa roba. L'autocensura funziona in questo modo. Cioè, si confonde, allora c'è il pericolo che torni indietro, no? Che scegli strade non nuove, rivoluzionarie, che ti danno magari qualcosa. Vabbè. Il compito lonziale era un compito veramente enorme. L'idea della deculturizzazione vuol dire ricominciare a ritrovare i propri strumenti da zero per percorrere nessuna delle strade già. E questo lo dimentico con tutta la propaganda che c'è anche in questo momento. Cioè è molto difficile stare in una... cioè, negoziare con gli uomini che non lo fa nessuno, parlare di un poema di Hélène Douane di 6.000 anni fa, dove lei negozia prima del matrimonio del corteggiatore, e poi c'è tutto, non posso dirlo tutto, però Hélène Douane, che è una poetessa e sacerdotessa dell'Iraq, dei Sumeri, prima di Gilgamesh, che scrive tante poesie, ed è anche altra sacerdotessa della religione di Inanna. E quello che viene fuori è che lei negozia con l'uomo, e questo che noi non facciamo in un rapporto con gli altri, specialmente con gli uomini, per cui loro hanno tutto il vantaggio. Allora lei negozia, vai a cercare questa poema che si trova, prima era tutto censurato in italiano, adesso non più, e lei negozia prima di andare alle nozze, e poi le nozze, e gli scrive tutta una cosa erotica, però l'erotismo femminile non parla mai del maschio, tutto su di lei, parla delle onde, delle creme, delle panne, non so, delle caresse, cioè è tutta una sessualità femminile da ancora non sappiamo cos'è, però 6.000 anni fa si sapeva, 1.000 anni fa si sapeva di queste cose, no? Cioè questa cultura è riuscita a togliere tutto. Però penso il lavoro di Andrea di Beatrice Marchi e alla radio Miele che sta facendo adesso e torna esattamente invece a queste cose. Cos'è questa radio? È Radio Miele, è un progetto di un artista che si chiama Beatrice Marchi. Miele? Miele. No, no. Yeah. Ok. Niente, vado avanti, se no prendo troppo... questo, ma... Ok, questa è una serie sempre degli stessi anni 70 che facevo... Ma per caso già domande ho qualche curiosità. Sì, poi io... magari le racconta, andiamo avanti. Sarei molto... per... qualcosa di quello che ha detto fino adesso, Susan, anche potesse capire meglio. Un'osservazione critica di quello che siamo... Dai, Francesca, che non ce l'hai la domanda? Molti... Sì, non ho problemi. Ci penso. Quanto riguarda l'opera di Monte di Venere, io ho il calco, l'opera del calco, adesso non mi ricordo perché era stata rifiutata, cioè perché comunque è stata rifiutata, no, da Carla Lonzi, no? Lei ha detto, e comunque, cioè voglio dire, cioè, penso nell'ambito, nello stesso ambito di difesa di certe cose, di contestazione di altre, comunque lei c'era, quindi non mi ricordo che motivo le ha dato. È complesso, e tanto Carlo Carli aveva deciso di lasciare l'arte come critica, che era di grido anche, ma poi una donna estremamente intelligente, estremamente sensibile, cioè ascoltare lei era un miele, veramente io in quel momento riuscivo a trovare una calma dove non trovavo in nessuna parte e non so dove trovarlo più. Perché lei aveva una personalità molto calma, aveva una bellissima voce, per cui era come che ci aiutava a vivere, insomma, perché lei, cioè, era proprio dentro. Secondo me, pensando da 50 anni, perché questo è un problema che mi porto da tantissimi anni,
che il vero problema nasce con Carla Lonzi, perché Carla Lonzi era considerata come una molto diplomatica che si muoveva nel mondo maschile molto bene. Sì, perché era molto brava, cioè sapeva parlare, si sapeva presentarsi. E questa roba qua dava fastidio alla Lonzi, perché diceva questo fa parte del androcentrismo a cui tu sei d'accordo e ci lavori nella cultura maschile. E che è vero da un certo punto di vista, e Carla Lonzi alla fine amava l'arte ma odiava l'arte perché non trovava la sua, poi l'ha trovata nella scrittura, nella femminile, ha trovato il suo vero sé, perché in autoritratto si mette se stessa, che è inusuale per un critico d'arte fare, e fa le stesse domande e dice ma che ti spinge a fare la creatività? E tutti gli uomini rispondono in senso storico, ah perché quello prima di me ha fatto questo, poi io ho fatto quello, Paolina è porto uno scroll, come si dice, lungo, con tutti i movimenti, allora io so quello dopo. E le donne non hanno un passato storico in nessun'area, per cui le donne rispondono, Carla Lonzi, adesso non mi ricordo esattamente, uno con la spontaneità, cioè mi alzo e faccio, e l'altro nello stesso modo, cioè è un impulso da fare, come io vedevo nei bambini sordi, cioè non parlano, questo impulso di segnare è presente sempre ed è immediata. Ed è quello di Carla Casi che aveva questo segno, perché io c'ero spesso, perché abitavo lì, insomma, abitavamo lì, e spesso stava a studio e lei la vedevo dipingere, c'era una mano leggera, queste mani bellissime, cioè dipingeva sempre, cioè per lei era organico, io chiamo il segno organico perché non si può dire che è naturale, non si può dire che è espressivo, cioè tutte queste parole non stanno bene, cioè è un linguaggio arcaico che abbiamo dimenticato, che portava tutti i simboli e tutta la comunicazione fra i popoli. Finita con l'età moderna. Artiste tante volta. E beh, c'era Simona Bella? No, non c'era così. Simona Bella, assolutamente, no, c'era Anna Maria Crucci. Quelli sono nella cooperativa. E fammi pensare, c'era io come artista, c'era Anna Maria Crucci come artista, poi c'erano persone che avevano a che fare con l'arte, o stavano un uomo artista o facevano svolgere, cioè erano intorno l'ambiente artistico, quindi sempre dentro questa cosa, però non parlavamo mai di queste cose. Dell'arte non si parlava, no. Era tutto sull'autocoscienza, cioè è l'uomo, insomma, è la sessualità per quanto mi riguarda. Niente, vado avanti, se ho paura di prendere tutto il tempo. Non so se sono riuscita a rispondere un po'. O meno. Cioè, dimmi ancora la domanda che era, cioè perché c'era questo problema. Perché quel rifiuto per quella, sì, per quel lavoro? Cioè perché il linguaggio dominante è la parola, è lo scritto, che abbiamo da noi da pochi millenni, no? Cioè l'icone è una cosa arcaica degli 80, 90, 100 mila anni fa e che l'abbiamo persa e quello che ha preso è la parola. Infatti lei diceva che la parola, lo scritto era più importante, cioè aveva ragione perché il linguaggio è dominato, per cui siete tutti qui a studiare, io ho due lauree, cioè per forza, tu parli così, che ti nega tutta una parte di te e che non c'è più, no? Cioè l'iconico, per me l'iconico vuol dire la concentrazione, la sedimentazione che spaziale offre, il linguaggio offre un viaggio lineare, che l'arte offre la pace, cioè non c'è tempo e spazio, sì, perché quando non c'è tempo tu stai tranquilla. Una domanda, che diciamo l'immagine è molto arcaica, il linguaggio che mi do conto. Il linguaggio cosa? La scrittura? No, sto parlando dell'immagine figurativa, no? Le caverne. Però poi dici il linguaggio viene dopo, no? Il linguaggio verbale viene dopo. Ah no, scusa, è scrittura. Secondo me il linguaggio iconico nelle caverne, secondo me, io non ne so niente di queste cose, non sono un'antipoide, cioè. Però magari si correvano insieme, cioè lo sviluppo verbale con l'immagine, perché io ho visto bambini sordi senza parola, ti scrivevano tutto con l'immagine. No, penso, no, è che non mi sono spiegata bene, hai fatto bene. Sì, secondo me si correvano insieme. No, il verbale che esce fuori dall'immagine, no? La comunicazione.
ho risposto un po'. Sì, perché comunque poi lei. Lei aveva i suoi problemi, ha trovato la sua creatività nella scrittura del femminismo, dove ha trovato, è riuscita. Però fare arte dentro, fare un'opera significa stare dentro un sistema che lei cerca di mettere in crisi, perché è legato alla vendita dell'oggetto, perché è legato ai rapporti di potere, perché è legato alla... Beh, per lei era vaginale, cioè l'artista era vaginale, era la donna vaginale, era l'artista, perché per lei tutte le culture vengono dall'uomo. Se tu fai una cultura, una professione che fa l'uomo, tu stai già dentro, sei una colonizzata. Esatto, e quindi creare lei ha rifiutato ogni professione, una colonizzazione. Vai tu e poi proseguiamo, perché se non ce la facciamo. Sì, non ce la facciamo. Ho fatto vedere loro e l'orologio, abbiamo Silvia, abbiamo Paola e dobbiamo far parlare tutte. Volevo sapere se quest'autocensura che lei ha fatto, se c'è anche una dimensione di protezione di questa parte intima che comunque è l'arte, e quindi quando non viene recepita in un certo modo c'è questa forma di voler proteggersi e quindi autocensurarsi, e se questa autocensura le ha dato quello che cercava, cioè se si è sentita in qualche modo. No, mi sono sempre sentito in colpa per questo libretto, sono sempre stata criticata, mi ha sempre creato tanti problemi. E oggi invece lo guardiamo come una reliquia, siamo contenti. No, oggi l'abbiamo portato tutti. E Carlo non si odiava questa cosa, perché per lei, guarda, la parola tabù vuol dire sacro, l'abbiamo dimenticato. Sì. Allora, il sacro non va scoperto, come le lusiane, no? Cioè non sappiamo cosa facevano lì dentro, se si drogavano, vedevano le cose. Non sappiamo. Intende i misteri leusini. Esatto, e a lei, sì. E c'è qualcosa in questo che ha a che fare col sacro, che noi abbiamo perso un po' col femminismo popolare, perché poi non riesci ad andare in profondità se non vai in segreto in qualche modo. Infatti io sarebbe da clandestini là, ma meglio che non dico questa cosa. A questo punto, perché sono entrati tutti i governi, i soldi, le cose, cioè è tutto sotto controllo adesso dei comuni, dei uomini, le cose. Cioè, noi abbiamo rifiutato a continuare il rifugio perché ci mettevano dentro la burocrazia e i controlli, quelli dei fatti, no, come facciamo il rifugio, per cui lavoriamo, il centro di antiviolenza seria lavora sulla formazione, sulla... empowerment, cioè dare questo senso che le donne hanno del potere, particolarmente nel passato che non sappiamo di averla, è la prevenzione. Cioè inutile la politica che non fa certo questo, non fa niente per la prevenzione. Vabbè, vado avanti. Il 76 è l'anno in cui inaugura, in cui apre la cooperativa dell'Angelico e tu inizi a fare questi black mirrors. Sì, io chiamo questi specchi neri perché ero un po'... Io amavo i musei, sì, in quei musei grandi, adesso non mi viene in mente, c'è tutto scritto. Vedevo questi grandi... Questo è l'erbacrodito, che è in protezione... romano, perché dietro è femminile e davanti è maschile. Questo lo portavano molto i romi, i romani. Cioè mi ha detto un ragazzo che c'era una bella mostra anni fa, presso Barberini, credo, dei busti di Bernini. E questa ragazza ha detto, non vedi che mi sale la faccia è femminile, l'altra mi fa maschile. Cioè questa cosa ha sempre portato i romani, gli antichi sapevano, anche nel Duano è sempre che parlava della non binarietà, perché non c'era. Questa è un'invenzione della modernità, tutta questa roba. E tutti i poveri trans che si devono fare una vita terribile per adeguarsi a qualcosa, no? Quando è sempre esistito questa confusione di genere, di non genere, insomma, vabbè. In sette, facevo questi specchi neri perché vedevo questi grandi specchi, fume molto affascinanti, niente. Poi non volevo fare cornice perché questo è un pezzo di legno, con una foto, le foto che facevo io nei musei, e poi la poliestirene se ne è lucidata. Per cui tutto è grande, insomma, 60, 60 più... Ah, vado avanti perché sennò ho paura veramente di prendere tutto lo spazio, non mi piace. Dove vado? 2004. Ok, questo è 2004, comincia a dipingere molto perché nell'atelier che seguivo con i bambini di prima infanzia, cioè bambini anche un anno e mezzo fino a 4-5 anni che sono una meraviglia, mi dicevano che
dovevo, potevo dipingere, fare le mie cose con i bambini, così ho sfruttato per questo. No. Qui c'è sempre il disturbatore, come c'è nella maschera fuori, con volpe dentro, la maschera davanti, c'è sempre il disturbatore, c'è questo coccodrillo che disturba la bellezza, c'è chi ci vuole distruggere la bellezza nostra, della donna, capito? E della sua storia. Vabbè, ok, vado avanti, se no divento pazza. Questo è un affare 50-70, è tempera. Vabbè. Oddio, questo è interessante. Vado avanti pure io. Allora, siccome io guardo immagini della mattina, io odio leggere anche se so le cose, mi leggo pure, però odio le letture perché ti illumina gli occhi, non è salutare. Okay. Per il corpo, ma io ho detto molto, io seguo no, le storie delle donne, non sono la classicista, però io preferisco d'artista, io preferisco guardare l'immagine, perché io trovo, specialmente dell'antichità, i manoscritti miniati del Medioevo, o dietro, ci sono dei simboli femminili che noi abbiamo perso completamente la conoscenza di questa roba. Davanti alle chiese, in Scila, no? Le volve davanti, quelli con le volve, per quelle erano davanti alle chiese. Fino a pochi anni fa hanno nascosto queste cose, le hanno trovate in Irlanda, queste Scila, no? Che erano all'apertura della chiesa, perché era un segno non del... tutti hanno un segno della riproduzione, no, della produzione, perché la donna è produzione, non è riproduzione, cioè produce un sacco di cose, vabbè. È sempre una cosa, un buon augurio. Va bene, trovo questo del 12. No, del 12. Che c'è scritto? Del 13. No, ma è del 12 secolo, qualcosa del genere. Ed è una. Niente, se non l'ho scritto, non lo so, non mi ricordo. Da un miniato, insomma, medievale. La cosa incuriosa di questo giardino, no, della Dama d'Eva, è che si copre, va bene. Lui, naturalmente, è stata colpa sua. No, sempre colpa sua, invece la mela era la conoscenza, no? Però porta la grande mela perché è cattivo, no? Il morso dentro la mela del New York vuol dire perché è una città avvelenata, no? Cioè ancora si porta questi cattiveri. Ma la cosa più interessante di questa cosa è che la testa dovrebbe essere un serpente, non è un serpente, è un delfino. Allora, a me mi ha ricordato Delphi, no? La sacerdotessa Pizia. Per cui queste persone sapevano un sacco di cose che noi abbiamo perso. Cioè, nel Medioevo sapevano le storie arcaiche antiche e se la portavano nell'immagine, perché ormai era proibito dire questa roba, però lo potevano far vedere iconicamente. Per cui per me è sempre un nascosto in piena vista. Chiedete in plain sight sempre, perché la storia è contemporanea sempre. Volevo andare avanti. Questo è molto emblematico, questo è del 500 ed è stava su una porta di Milano e si chiama La Tosa. Questa orace si sta levando i peli, ma secondo me si sta levando anche la vulva perché non c'è. Invece sotto c'è un panneggio che fa vedere qualcosa che assomiglia ad una volpe, no? E questo sarebbe stato, da quanto ho letto su tutto questo, una punizione alla moglie, che lui, il marito, un grande re, insomma un guerriero, non so cosa, lei ha fatto non so che cosa, e questa sarebbe stata la punizione, metterla in pietra che si sta tagliando la volpe. Per cui esiste, questo sta al museo adesso a Milano, perciò, cioè capito? Vabbè, niente, io siccome ho studiato molto anche la Maria Buntes, che vi lo consiglio, il linguaggio della Dea, il linguaggio della Dea, e lei parla del Neolitico, stiamo parlando di 15.000 anni fa, e ti spiega come arriva il patriarcato in Europa, che in Europa lei scopre, che è un grande archeologo che aveva fatto i suoi digs, come si chiamano? Scavi. I scavi in tutta l'Europa. Nel Mediterraneo, e dice che noi veniamo da una cultura pacifica, non ha storia nelle tombe, le cose, non ci sono armi, le donne sono decorate, hanno le corone, cioè, e lei dice, vabbè, c'è questa cultura che esisteva, è vero, non è che è inventato Kurgan, e che viene giù sui cavalli grandi, che l'Europa non aveva i cavalli, pensa come poteva essere spaventoso, sì.
spaventoso, non so se avete visto mai il culo del cavallo, chi conosce il cavallo non ha paura, ma mi fa paura, c'è un dietro grosso così, poi arrivano gli uomini a stuprare, a rubare e diventare i comandanti, cioè perché come nasce il re, la regina, la comunità dominata da uno solo, cioè è rubato, cioè è colonizzato, è una storia di colonizzazione, stupro. Comunque lei studia molti vasi del Neolitico e sui vasi lei vede una pronta scrittura persino e vede i simboli femminili, cioè il vaso, perché lavora molto su quel che trova sui vasi. Infatti sui vasi sono sempre delle linee, perché aveva un altro disegno però qui, non so perché c'è, su Cosmo, perché le donne guardavano le stelle, avevano un ciclo mestruale per cui sapevano tutto della matematica del cielo. C'era uno che era saltato, sì, questo lo chiamavano Cosmo perché aveva molto a che fare con l'universo, le donne studiavano l'universo perché era basato sul suo corpo. Gli uomini non hanno niente a che fare con le stelle. Le donne sì, c'è tutto il loro ciclo, è basato su qualcosa oltre noi. Siamo nati così, per cui questo disegno rappresenta questa cosa, infatti la chiamano l'origine del cosmo, che c'erano anche le donne che hanno studiato queste cose. Vabbè, questo, niente. Allora lei definiva i simboli su quelle cose che ha scritte e marcate sui vasi neolitici, ha visto un uccello, per cui ero fissata su questa cosa del vaso degli anni 70. Che è un cielo che sta per prendere il vento e non so quello che c'è, e poi quest'altra, non ho fatto centinaia di queste cose, mia c'è una piovra, perché qui lavoro sempre sulla distruzione e l'empowerment, perché lavorano insieme. E per noi andare avanti dobbiamo lavorare sull'empowerment, perché è una distruzione, è un momento molto distruttivo e bisogna resistere su questa distruzione che ci sta facendo. Poi, vabbè, poi finisco. Vado avanti, scusa, come fai tu? Grande conoscenza delle tecniche, io, se sapessi. Disagio è collegato al... Ah sì, questo è la mostra. Che ho fatto adesso con Dior, Radio York, il loro fashion show del fall, no, dell'autunno del 2025. No, del 25 del 2025. Ok, non ho la documentazione, non ce l'hanno mandato, però ci sono tutti i disegni dei Black Mirrors e tanti disegni che da questo non puoi vedere niente. E poi abbiamo, cioè Matteo ha messo questa proiezione, l'ho fatto nel 76 nella cooperativa. E qui davanti c'hai uno specchio. Questa era della cooperativa. Sì, no, una proiezione, e poi lo specchio ad angolo, per cui ti rompe lo spazio. Ti sfonda lo spazio. Susanna, quindi allora questo era uno dei lavori della sua mostra alla cooperativa, sì, Beato Angelico. Sì, esatto. Quindi su un angolo di un muro c'è uno specchio. La proiezione, sì, viene fatta verso il muro. Ci sta un attimo e si riflette nello specchio, quindi duplica l'immagine. Sì, quindi sì, così. Qui c'è la proiezione, qui c'è la riflessione, e sfonda lo spazio, cioè entra nel muro. Si capisce, no? Per scrivere questo siamo diventati a Brooklyn, al museo di Brooklyn, perché questa fashion show era fatto al Brooklyn Museum di New York, che ha fatto adesso, un mese fa. Quindi era il 14 o il 15 aprile abbiamo presentato il lavoro a Brooklyn. Sì, ancora non mi hanno mandato la documentazione. Allora, avevo fotografato molto gli stucchi romani che stanno a Palazzo... Palazzo Alsterz e Palazzo Massimo. Palazzo Massimo, io amo da morire nel museo. E niente, l'altro è un vaso coperto di una foglia, e perché questa forma si ripete continuamente dappertutto, nel Paleolitico fino al patriarcato avanzato che abbiamo adesso. Così come altri bimbi in danza, questa figura della danza, una figura che tra l'altro studia moltissimo a Vivarmond, perché è la... Ah, certo. Ah, lui ha studiato questi fregi? Ah, ok, non lo sapevo. Questa era una gonnella più corta, è una davvero. Sì, Vivarmond studia quelle che hanno la gonnella più lunga perché sono identiche alle figure danzanti dei dipinti della primavera di Botticelli. Quindi le mette in relazione, ma le mette in relazione anche alla cosa... Sui stupi romani.
delle modelle, per esempio, no? Le foto, noi sappiamo benissimo che per risultare un po' slanciate, alzare il tallone funziona, ricordarselo poi al momento dello scatto è un'altra cosa. Quindi Vargo studia questa figura come una ricorrenza, quella che lui chiama pathos forme, cioè forme della, che automaticamente si ripetono all'interno della storia dell'arte, perché sono forme significative in sé, la storia dell'arte. Ah, della storia dell'arte. Perché sono forme significative in sé. Mi incuriosisce, mi piace molto che tu vai a trovare proprio la stessa immagine che nel caso che è inserita però dentro uno slideshow, quindi montata all'interno di un ordine che è completamente diverso, il significato ci picchia seccato, non è più una figura di seduzione, ma invece è una, no, di una bellezza, figura di appropriazione. Sulla bellezza, sulla eleganza, sul movimento. Eleganza. Allora, basta! Passiamo a Silvia così. Scusa Silvia se ti ho rompato qualche spazio. Questo non lo so togliere però. Questo è anche registrato. Allora, grazie Susanna. E adesso passiamo invece al lavoro di un artista che ormai ha una carriera consolidatissima, sono più di 20 anni di lavoro. Silvia Giambrone è un'artista che è nata in Sicilia, come si evince un pochino dall'accento, quella appena appena, non mi fa pazzire questa cosa, e vive e lavora tra Roma e Londra. Tu hai lavorato con tanti diversi linguaggi, sin dall'inizio del tuo lavoro, quindi la performance, l'installazione, la scultura, il video e il suono, ma tutto il tuo lavoro è, diciamo, attraversato dall'analisi di forme di assoggettamento, dalla decostruzione di forme di assoggettamento. Scusate. Tossisci liberamente, non ti aspettiamo. Ah, allora, tra le tue mostre più recenti c'è il Women in Italian Design, la Triennale di Milano, Times Out of Joint, la Rete Nazionale, Io dico io, la Rete Nazionale. Hai realizzato la Galleria delle Ombre per il Dior Show Fall Winter Season 2021, era una installazione abbastanza incredibile perché era nella reggia di Versailles, tra l'altro a proposito di specchi, anche tu hai lavorato con la figura dello specchio che sappiamo essere una delle metafore più potenti, femminile, il tema del femminile in quanto doppio, e tu hai appunto diciamo potuto lavorare in quel mirabolante dispositivo di moltiplicazione delle immagini che è appunto una reggia settecentesca, un capolavoro del Settecento, no? E, Reclaiming and Making, Art Design Violence Museum of Sex a New York nel 2022 e poi al PAC di Milano, Milanese Sexually Expressive Content. Sono tante e tante altre le mostre che hai realizzato e poi ti abbiamo invitato in realtà soprattutto perché a noi piace tantissimo ascoltarti quando parli, sappiamo che sei anche tu una valente teorica e quindi diciamo la parte del pensiero speculativo ha sempre accompagnato la tua pratica di artista, veramente sin dall'albore. Sono moltissime le performance, ormai a questo punto sono anche emblematiche, iconiche, e quindi grazie per essere con noi, anche se malata a distanza, e quindi per aver potuto comunque essere qui oggi. Allora, io ti chiederei di percorrere il tuo lavoro, perché forse è la parte più utile a capire come una femminista e artista di un'altra generazione si rapporta all'immagine e alla produzione di immagini oggi e come il tuo lavoro è in dialogo col femminismo degli anni 70, qual è la modalità di rapporto, non un rapporto archeologico ma di nuovo un rapporto al presente. Innanzitutto grazie per l'invito, scusate, mi dispiace di non essere con voi, ma sempre mi ha accompagnato. Grazie anche per la presentazione, Cecilia, molto, molto generosa. Io sono molto contenta di essere, cioè, quando posso lavorare con in contesti come questo, sono molto contenta, perché credo sinceramente nella sorellanza. Credo che la sorellanza sia, al di là di tutte le chiacchiere, sia una risposta reale, diciamo, ai problemi anche politici. È sempre molto interessante
interessante di parlare femministe di altre generazioni che hanno approcci anche diversi. Susanna fa una filologia che diventa politica, che in qualche modo prova la possibilità di scrivere una storia. Questo per me è molto importante, perché siccome mi hai chiesto in che maniera, in qualche modo io mi colgo dentro il femminismo, per quanto mi riguarda, io credo che il femminismo abbia dato dignità a quelle piccole cose che non avevano dignità dentro la storia dell'arte, no? Giustamente prima citavate le risposte degli uomini, del perché facevano arte, che si collocavano rispetto ad una linea, no? Rispetto ad una linea che in fondo è una linea eroica fondamentalmente, no? Primetica, eroica, mentre l'etica femminile, diciamo, in un certo senso non è mai stata scritta. Come dice Susanna, è stata cancellata, e adesso noi abbiamo la possibilità di scriverla. L'etica, diciamo, femminile che abbiamo conosciuto era il sacrificio. Una donna è una donna valente se riesce a sacrificarsi, no? Perché era per la famiglia, per tenere tutto insieme, cioè per la cura, si deve mettere insieme la cura alle altre cose. Ecco, per me il femminismo ha dato invece dignità a quelle piccole battaglie, quelle piccole enormi battaglie che accadono per esempio nell'ambito domestico, e che sono quelle battaglie che poi in realtà ti permettono domesticano quelle che diventano poi le battaglie etiche, che diventano la guerra, che diventano le cose in larga scala. Ecco, il femminismo ha la capacità di smontare, di rileggere i piccoli rapporti di potere, cioè i rapporti di potere che accadono, a cui viene domesticato sin da piccolo, e trovare lì, diciamo, trovare lì quegli equilibri di potere che nel momento in cui vengono smascherati magari possono anche agire su un piano più ampio, su un piano più importante. Ecco, questo è fondamentale per me, per quanto mi riguarda. Io mi colloco in questo femminismo, in quello che è riuscito a scandagliare i rapporti di potere più sottili, quelli che hanno abituato a delle istanze patriarcali. E di questo mi riaggancio a Carla Lozzi. È interessante vedere come Carla Lozzi pone dei problemi alla sua generazione, ma li ha posti anche a me, forse quelli continuano a porre anche alle generazioni parecchio più giovanine. Quando io ho letto Carla Lozzi per la prima volta a 25 anni, mi sono resa conto che aveva ragione su moltissime cose, no? Anche se era datata, non era strettamente mia contemporanea. Solo che appunto poi io mi sono trovata, dando pur ragione a Carla Lozzi, mi sono trovata a pensare come fa ad avere ragione su tutto e poi a dire che non posso fare l'artista, cioè che non possiamo lavorare nell'arte. Questo non è possibile. Per cui per me è stata in un certo senso una pietra miliare proprio nel momento in cui mi diceva che non lo potevo fare. E allora quello che io ho cominciato a fare è cercare di vedere quali istanze patriarcali fossero ancora nella mia vita, cioè nel mio linguaggio, ma non solo nel mio biografico, cioè nelle mie relazioni, nel linguaggio condiviso, nell'immaginario, nella storia di cui io ho fatto parte. Quindi per me si trattava innanzitutto, forse in un certo senso sì, di rintracciare ancora una filologia, però innanzitutto una filologia più vicina, e poi una filologia, diciamo, anche di storia materiale, di cui siamo sempre stati poco consapevoli, almeno come donne. E per questo ho cominciato a lavorare su alcuni oggetti iconici, appunto come fosse stato il richiamo o gli specchi. Ora io vi condivido, provo a condividervi il portfolio. Allora.
Ah, mi dice impossibile condividere lo schermo. Allora vi chiedo se voi potete andare su più. No, noi abbiamo visto questa cosa qua, dobbiamo attivare la condivisione. Ma no, non è che deve condividere lo schermo, ma che c'entriamo? Sì, sì, mi dice impossibile condividere lo schermo. Questa frecciolina qui, noi dobbiamo cliccare qua e autorizzare presentare noi, noi, non, però, non lei. Il punto è che se dovevamo presentare noi, deve averla lei quella freccetta lì. Sì, ma siamo noi, noi abbiamo chiamato Silvia, giusto? Sì. E quindi siamo noi a dover autorizzare la condivisione di un altro, che è un principio di vita. Ecco. Però sì, questo caso dovrebbe condividere. Se non ci riusciamo, forse possiamo andare sul sito di Silvia. Silvia, andiamo sul sito. Esatto, sì. Se no, sì, esatto. Grazie. Niente, grazie. Perché non è la prima volta, purtroppo. Però, non so perché. No, perché dipende un po' dall'impostazione, diciamo, sorgente. E poi se invece hai un computer vecchio come nel mio caso, allora lì dipende a balle, ma non è il tuo caso. Quindi abbiamo il tuo sito e vediamo da lì. Sì, allora vi chiedo a questo punto di andare alla Galleria delle Ombre. Vediamo un po', ok, adesso ci vado subito. Ma c'è un modo in cui io mi posso vedere mentre parlo, vedere voi? Guarda Silvia, siamo un po' fuori sync, nel senso che stiamo ancora aprendo una scheda per poterlo vedere lì. Ok. Ma tu intanto forse ce lo puoi iniziare a raccontare in modo tale che guadagniamo un pochino di tempo. Ok, ok. Abbiamo i tempi più compressi. Va bene, sì, dunque, allora, vabbè, mentre aspettiamo, vi dicevo, non so se intanto sono stata chiara, abbiamo la schermata del tuo sito adesso, ci siamo. Ok, grazie. No, dicevo, non so se sono stata chiara fino ad ora o se c'è qualche domanda, intanto, mentre però appunto vi stavo dicendo, ho cominciato a lavorare con oggetti iconici, appunto, come il ricamo, che ha una storia come dire, inevitabilmente intrecciata a quella delle donne, o anche con gli pezzi. Quello che state vedendo in questo momento è appunto la grande installazione di cui parlava la professoressa Canziani, che ho realizzato nel 2021 a cura appunto di Paola Lavorini, che si chiede lì con voi. Ed è sostanzialmente, io ho cominciato a lavorare con questi specchi, ho cominciato a fare questi specchi nel 2018 e in questi specchi ho sostituito sostanzialmente al vetro la cera, della cera di un colore diciamo che poi potesse anche ricordare la pelle e delle grandi spine di acacia che io prendo in Sicilia, da Agrigento, sì, devi salire un po' per vedere gli specchi. Yeah. Ok, esatto. Praticamente quando io ho cominciato a fare questi specchi che diciamo tradiscono la funzione normale di un specchio, che è l'oggetto per quanto mi riguarda più performativo che esiste, perché tu ogni giorno quando ti guardi allo specchio rinforzi l'idea che tu hai di te stesso, quale che sia, non importa quale cosa tu veda. Però in un certo senso lo specchio ogni giorno, come da un punto di vista butleriano, diciamo, no? Ti riconferma qualcosa. Allora, per me era molto importante realizzare oggetti che fossero traditori, cioè che tradissero la funzione solita. Come si dice nel film Fight Club, le cose che possiedi alla fine ti possiedono. Ecco, a me interessa lavorare in questo senso.
perché in un mondo che è stato scritto dal patriarcato per il patriarcato, per ritrovare secondo me delle forme di autenticità è necessario scandagliare innanzitutto gli oggetti che ti sono più vicini, cioè quelli di cui non ti accorgi più, le relazioni di cui che tu non interroghi più, proprio perché ne vieni addomesticato e tende a domesticare anche l'ambiente o l'altro. Quindi ho cominciato a fare questi specchi, appunto, e questi specchi mi hanno interrogato subito. Poi spesso succede così quando fai le opere, no? Prima fai delle opere per interrogare un concetto, poi l'opera invece interroga te una volta che è stata fatta. E quando sono stata alla Reggia di Versailles, alla Sala degli Specchi, quando ero piccola, poi sono venuta a conoscenza, ho studiato, insomma, quella sala rappresentava, no? Rappresentava proprio il re l'aveva fatta proprio per come dire, to show, come si dice in inglese, per mostrare il suo potere, per tenersi caro, per tenere il sistema in vita, per ribadire il suo potere diretto. Tra l'altro la storia è una storia interessante perché ha fatto realizzare gli specchi da dei vetrai veneziani che si è chiamato per andare a Parigi perché la tecnologia parigina consentiva degli specchi solo a lunghi 20 cm quando invece a Venezia li facevano di 60 cm, quindi ha chiamato questi vetrai veneziani, gli ha fatto fare la sala e poi li ha ammazzati perché voleva che la tecnologia rimanesse di pertinenza dei francesi. Quindi quella sala rappresentava tantissime cose, ma innanzitutto rappresentava il potere e mi aveva colpito il fatto che per rappresentare il potere avessi scelto degli specchi per impressionare chi doveva impressionare e per ribadire la sua potenza politica avessi utilizzato degli specchi. Per cui avevo parlato con Paola politica lì presente e le avevo detto una volta così in una sorta di reflusso, di megalomania, ma sai Paola cosa sarebbe bello fare un giorno? Mettere i miei specchi davanti a quelli del re. Io pensavo che Paola neppure mi ascoltasse perché giustamente, anche se era un delirio megalomane, e invece poi, appunto, grazie alla collaborazione con Dior, siamo riusciti a farlo. Per me significava anche ragionare, anche e soprattutto ragionare sulla cancel culture, perché questo ha tanto a che fare con il femminismo, naturalmente, oltre che col postcolonialismo. Come diceva la professoressa Graziani, un po' il femminismo sta dentro il colonialismo, perché voglio dire, è stata la prima operazione colonialista, in un certo senso. Quindi, parlando di cancel culture, no? Se pensiamo a cosa ha fatto l'ISIS a certi monumenti straordinari, o se pensiamo al nostro patrimonio artistico che è intrinsecamente patriarcale, ma straordinariamente bello, cosa facciamo in questo caso? Non siamo certo l'ISIS, non buttiamo a terra luoghi di straordinaria bellezza, però possiamo riscrivere la storia. Possiamo riscriverla dal nostro punto di vista, possiamo aggiungere una prospettiva in più e così possiamo cambiare la narrazione, quella che riguarda la narrazione della nostra storia e la narrazione della storia con la S maiuscola. Quindi questa per me era anche un'operazione di questo tipo, che andava dal micro, perché lo specchio è quell'oggetto con cui tu hai un rapporto individuale, è un rapporto intimo, no? E poi anche invece in questo caso diventa storico, politico, quindi per me si trattava di mettere insieme privato e politico, che è un paradigma fondamentale appunto del femminismo, in un luogo che più di tutti nella storia, pensando al patto di Versailles, più di tutti nella storia ha rappresentato il patriarcato, ha rappresentato le negoziazioni della guerra, ha rappresentato il potere politico per come lo si è inteso per migliaia di anni. Non so se ci sono domande o se c'è qualche osservazione, che non vi vedo. Avete curiosità o domande? Vai, Francesca. Sì, c'è una domanda, Francesca per Viola. Silvia, sì, senti, sì. Io volevo chiedere se questa pelle trafitta, ecco, dalle spine,
appartiene al soggetto specchio o al soggetto con lo specchio si è relazionato? Scusa, l'oggetto specchio o? O il soggetto che con lo specchio si è relazionato. No, diciamo che non c'è un rapporto di separazione, è proprio questo l'aspetto performativo rispetto al corpo. Ne parla appunto, ne parla tanto Judith Butler, no, nei suoi libri. Tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi ascoltiamo, tutto quello che noi viviamo in un certo senso come dire, struttura il nostro immaginario. Questo immaginario noi lo incarniamo, non possiamo veramente distinguere questo rapporto tra soggetto e oggetto nel momento in cui c'è un immaginario che noi incarniamo. O meglio, tradire l'oggetto traditore di cui io parlo, cioè questo specchio, è esattamente quello che interroga, che fa questa domanda, cioè quello che io vedo nell'oggetto specchio è il soggetto, sono io come soggetto, o esiste da parte, diciamo, di tutta la narrazione che noi viviamo, che abbiamo comunque introiettato una sorta di assoggettamento. Per me lo specchio serve a fare che le domande si liberano dalla convinzione dell'oggetto specchio, per questo io lo chiamo traditore, proprio perché ti offre la possibilità di uscire al di fuori dei paradigmi di addomesticamento nei quali sei necessariamente vissuto. È l'istanza lozziana, no? che io ancora utilizzo, cioè dov'è ancora il patriarcato dentro di me, perché al di là del fatto che io intellettualmente, ma anche la mia vita, certo, è vissuta con delle istanze femministe, no? Però ci sono delle debolezze, naturalmente ci sono delle cose che appartengono alla mia educazione, che sono ancora patriarcali, e sono entrate dentro di me attraverso l'affettività, sono entrate di me attraverso l'educazione. Quindi per me, interrogare lo specchio significa farmi interrogare dallo specchio. Forse la domanda che ha fatto è in un certo senso l'essenza di quello che mi interessa, cioè mi interessa proprio la domanda. Grazie. Bene. Che immagine rimettiamo, Silvia? Ti torniamo sul sito e mandiamo un altro lavoro? Sì, ditemi, vi interessa parlare di qualcosa? Il lavoro vogliamo fare. Forse allora, Silvia, magari un lavoro tuo, forse anche per gli studenti, un tuo lavoro più giovanile, cioè di quando hai iniziato? Che per te sì, stavo proprio arrivando là. Se andate all'ultima pagina, si chiama Eredità. Okay. E questo lo ricollegherei a quello che diceva un po' Susan. Giù. Ecco, quello con le ciglia. Questo me lo ricordo anch'io. Sì, anch'io me lo ricordo. Questo funziona, ve lo stavo citando perché prima, mentre Susan parlava, ho preso proprio un appunto su questo. Quest'opera, che è forse credo la seconda opera che ho fatto della mia vita, ho appena finito di fare Accademia, e avevo una telecamera, me la sono messa davanti, ho girato il delfino dalla telecamera, avevo fatto queste ciglia con il fil di ferro, e ho cominciato a fare questa cosa senza, onestamente, solo per sapere dove andava a finire, cioè che cosa succedeva, che è una cosa che ho fatto per larga parte della mia attività performativa, cioè fare delle azioni un po' per vedere come cosa succedeva prima ancora che cercare una drammaturgia o una narrazione, cosa che invece ho cominciato a fare anche successivamente. Successivamente ho cominciato a interessarmi di più anche alla drammaturgia interna, ma questa è un'opera che ho fatto completamente distinto quando avevo 26 anni. E si chiama Eredità perché? Perché mi capitò di vedere all'epoca per la prima volta il film Gola Profonda,
che forse voi non conoscerete perché è insomma, molto, molto datato a questo punto, però è stato un film grandemente iconico. È diventato un caos, diciamo. Tra l'altro era un film considerato più pornografico, cosa che però oggi diciamo in un certo senso è quasi, fa ridere, perché è quasi un film comico rispetto alla pornografia di oggi, che è molto più estrema e molto più accessibile. Però la cosa che mi risultava più pornografica per la cultura nella quale io vivevo, paradossalmente, non erano appunto gli atti di pornografia veri e propri, ma le ciglia finte delle attrici, che avevano queste ciglia finte bellissime, ma lunghissime, lunghissime, che in un certo senso le faceva diventare quasi delle bambole, ma anche quasi dei robot. Infatti quest'opera è sempre interessata anche a chi ha studiato Donna Haraway o no, il manifesto cyberfemminismo. Per cui quello che mi interessava era appunto provare ad indossare questa eredità, cioè l'eredità di un immaginario che prevedeva una certa politica e pratica della sensualità, una certa politica e pratica della bellezza, secondo l'immaginario popolare, e vedere appunto che cosa succedeva. Io naturalmente l'ho fatta in ferro, perché questo immaginario, quanto c'è di politico in questo tipo di eredità, naturalmente era qualcosa che ritenevo difficilmente indossabile, difficilmente compatibile, ecco, con la vita, con tenere gli occhi aperti, con insomma, sì, simbolicamente era importante per me fare questo passaggio. Forse in un certo senso quest'opera è stato proprio un battesimo. L'eredità femminista è una cosa secondo me, per un artista femminista molto, molto importante, perché ti interroga su quali sono le questioni, no? Prima Susanne parlava di non binario, no? Adesso è una cosa estremamente attuale parlare di fluido, no? Parlare di non binario, lei ne parlava come invece di una cosa di migliaia di anni fa. Quindi è molto importante, a mio avviso, per un artista giovane anche ripercorrere un po' quelle che sono quelle che sono state le domande che si sono fatte le artiste prima di te, per arrivare naturalmente poi a trovare la tua cifra, però anche diciamo per capire cosa resta di alcune questioni, no? Cosa resta di alcune questioni e di alcune pratiche che ti hanno preceduto nello stesso solco nel quale poi tu poi ti trovi. Io poi mi ci sono trovata naturalmente, mi ci sono trovata per la mia sensibilità, mi ci sono trovata perché le persone con cui vado più d'accordo, con cui voglio più bene, che amo di più, con cui ho più intesa, sono dentro quel mondo, perché secondo me il femminismo è una cosa che ha sempre comunque a che fare con le relazioni, cioè non è possibile diciamo che stia al di fuori delle relazioni, c'è cioè un puro pensiero femminista che non... che non è una cosa che tu condividi anche nella tua vita, con le tue amiche, con le donne o anche con le donne con cui parli, non è, per quanto riguarda, non è possibile, non affila pianta, non cresce. Per cui, ecco, per me quest'opera si chiama Eredità, proprio perché da una parte appunto sì, volevo vedere in epoca giovanile cosa significava indossare un certo immaginario, e dall'altra mettermi nel solco di quelle che indagavano questa cosa. Naturalmente io, che poi mi sarei messa in quel solco e l'ho capito anni dopo, questa è una cosa che ho fatto istinto perché ero giovane, però è stato un inizio, ecco, è stato un battesimo, diciamo, in un certo senso.
Grazie Silvia, io ho visto l'orario per passare a Paola, poi magari ci teniamo qualche domanda anche per te, ma riprendo una cosa che tu hai detto, cioè il femminismo è una storia di relazioni, è stare delle relazioni, proprio per introdurre Paola, perché ha un po' il tredunion in questo incontro con Susanna, con te e con Elena. Paola ha lavorato con tutte e tre e di recente, in realtà non era tanto recente, forse era un po' più di un anno fa, ha presentato un libro che si chiama Femminismo e Artista in Italia per una rilettura non leggevole della storia dell'arte, che ricordo una domanda, quando l'hai presentato al Maxi di Roma ti chiesero ma qual è il legame tra tutte queste artiste, qual è la ragione perché queste non altre, e tu hai detto perché sono le persone della mia vita, sono artiste con le quali ho lavorato, con le quali ho un rapporto professionale o di vita, e quindi diciamo la ragione anche in questo caso era un'elettricità che passava attraverso di te. Mi è sembrata una risposta all'epoca stupenda, la ricordo sempre, perché era candida, era estremamente vera, e perché c'è un fondo di grande verità, no? Si parla con cose con cui si è a contatto, si approfondisce in maniera diversa. E poi ci siamo conosciute assieme alla Racconte facendo una mostra diversi anni fa, durante la pandemia, che è un periodo di cui parlavamo prima, lo dico io, nella quale mostra c'era anche Montelloni, Susanne, ma tu ora sei critica d'arte da tanto, hai iniziato proprio scrivendo su Flash Art. No, che io ho cominciato scrivendo su una rivista all'epoca che era molto cool, autogestita, che si chiamava, non lo ricordo più, adesso però non lo ricordo, ve lo dico. Questo è una teoria che ha tolto la memoria. Però grazie, però flashato. Sì, sì, però flashato. Però flashato. Scusa Susanna, io la uso continuamente. Quindi è iniziato come critica d'arte. Opening, si chiamava Opening. Ah, Opening. Vedi, io ero appena... Io mi ero appena laureata e ho conosciuto questi ragazzi più grandi di me, però comunque dei ragazzi, che mi hanno iniziato a parlare di cos'era la critica militante. A me già la parola, io che venivo comunque dai collettivi, dalle manifestazioni, a me già la parola critica militante mi era sembrata molto affascinante. E quindi ho detto, bella questa cosa del critico militante, e mi hanno detto, ah ma sì, perché non vieni da noi in redazione, noi facciamo una rivista molto autogestita, molto sperimentale, che si chiama Opening, potresti iniziare con noi intanto a scrivere delle recensioni sulle mostre. E io le ossa in realtà me le sono fatte proprio lì, ero molto giovane, e loro mi hanno dato, anche perché le riviste un po' più paludate, quando io mi presentavo perché volevo scrivere, compresi i quotidiani, mi dicevano, dove hai scritto prima? Beh, non da nessuna parte, perché cioè, vorrei iniziare. E quindi, ah no, ma se non hai scritto prima non puoi iniziare, dicevo. Il problema dell'inizio. Cioè, questo era un problema enorme. L'incipit. Mamma mia, qui ci vuole un incipit. E Opening mi ha dato non solo la possibilità di avere un incipit, ma anche di trovare un gruppo di persone molto artisti e critici, molto appassionati, che facevano proprio della critica d'arte e dell'arte uno strumento di politico, di militanza. E poi io il femminismo l'avevo conosciuto, e io sono vecchissima, quindi sto prendendo per il culo. Quindi io il femminismo l'avevo conosciuto quando da molto giovane io avevo dei cugini molto più grandi di me che facevano parte di Autonomia Operaia, eccetera, e avevano delle amiche dai miei occhi fighissime, che erano tutte nei gruppi femministi, e io che all'epoca avevo 12-13-14 anni, dicevo magari a mia madre che andavo dai miei cugini, per lei mi diceva ok, e poi lei non sapeva in realtà che andare dai miei cugini voleva dire aver incominciato molto molto giovane, forse senza neanche tanti strumenti per capire bene quello che stavo facendo, un'attività politica importante, tant'è vero che mi sono trovata una volta a via delle zoccolette del governo Renzi, non mi ricordo, a Lundi, che ero proprio veramente piccola, cioè, era il governo vecchio, e c'era una dimostrazione sull'uso dello speculum.
E io ero con una mia amica ed erano questi gruppi meravigliosi di self-help femminili per levare la visita ginecologica dalla, diciamo, dalla pratica ginecologica patriarcale maschile e permettere alle donne di imparare da sole come attivare un'autovisita, diciamo. Per cui il mio incontro col femminismo è stato abruptive, come direbbero gli americani, cioè è stato violentissimo, perché io non ero assolutamente preparata a un tipo di incontro del genere. Però poi da lì è cominciato tutto. Poi devo dire che anch'io all'inizio degli anni Ottanta, con questo backlash che c'è stato potentissimo, ho come pensato che la pratica femminista fosse un capitolo chiuso, e un capitolo chiuso che invece, che però è sempre rimasto in qualche modo dentro di me. Tant'è vero che come curatrice critica d'arte ho cominciato già intorno al 2010 a proporre mostre di artiste donne e di riscritture, e mi hanno sbattuto veramente le porte in faccia tutti, qualsiasi istituzione, qualsiasi galleria privata, qualsiasi persona del mondo dell'arte in Italia a cui ho proposto questa mostra, che poi è confluita in tante altre mostre, tra cui anche Io Dico Io, e mi hanno detto questo argomento non interessa, finché mi sono trovata nel 2014, nell'ottobre 2014, durante un'artissima, a sostituire il marito di una mia amica che era dovuto partire per Roma. Lei mi ha detto: ma ti va di venire a vedere la collezione della Gaia? Sai, mio marito deve tornare a Roma. Io ho detto: che figata, vengo subito a vedere la collezione della Gaia. Poi mi fa: poi sai, c'è un lancio a base di tartufo. Dico: beh, fantastico. E quindi io ho fatto le veci del marito e mi sono trovata seduta vicino a un simpatico signore inglese, Richard Saltoun, che mi ha detto: che quali sono i tuoi progetti? Dico: ma io veramente c'ho un progetto che non riesco a realizzare, che gli ho raccontato della mostra che volevo fare. Lui mi ha detto: ok, vieni a farla a Londra nella mia galleria. E io ero a Londra? No, e io ero certa che mi stesse prendendo in giro. Quindi questo però rientra anche nel fatto della femminilità, proprio dell'empowerment. Cioè, a me non mi pareva possibile che uno mi dicesse: sì, bello questo argomento, molto interessante, ok, fallo. Cioè, veramente ci ho messo un po' a capire se era seria la proposta. E quindi nel 2015 c'è stata questa mostra che si chiamava The Body as Language, dove io praticamente ho preso in prestito il titolo da Lea Vergine e da un progetto, se da un libro, da un volume seminale che lei ha fatto sulla body art. E quindi The Body as Language poi è diventato Corpo a Corpo, che nel 2017 alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, ed era una survey, praticamente un racconto sulla performance agita da artiste donne italiane o straniere che avevano performato in Italia. Dopo aver fatto Io Dico Io, che è stata per me una splendida esperienza con Cecilia Canziani e Lara Conte, anzi scusate, professoresse Bellantonio, grazie per l'invito, scusate, perché cerco di fare veloce che abbiamo poco tempo. Praticamente, diciamo, tutto questo lavoro lunghissimo, durato quasi 20 anni, molto in sordina, è sfociato in questo, che è il primo di una serie di 3 libri che voglio fare sull'argomento. Questo è il primo. Questo non lo sapevo. Mo te lo dico oggi. E quindi creare un sistema per presentare queste artiste, effettivamente ho cominciato da quelle che erano state per me delle compagne di strada di un mio percorso di autocoscienza personale e di riannodare i fili del rapporto fra arte, pratica dell'arte e femminismo, che inevitabilmente nel 1970 si sono spezzati. Perché quando Carla Lonzi decide di allontanarsi dalla teoria e dalla vita, diciamo, pratica dell'arte per agire il femminismo, c'è stata indubbiamente una frattura,
che è una frattura che in qualche modo con il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi anni e che molte studiose stanno facendo negli ultimi anni, da Giovanna Zappelli a Lara Conte, e a molti potrei citarne tantissime, è una ricostruzione di un percorso che a livello teorico aveva avuto delle fratture. Quindi in realtà c'è una domanda che mi sono fatta, ma il femminismo cosa gli importa dell'arte? In realtà al femminismo non importa effettivamente nulla dell'arte e forse all'arte non importa nulla del femminismo in senso di macrosistemi, però invece è molto interessante come moltissime artiste in maniera inconsapevole prima e invece in maniera scientifica e consapevole poi, perché c'è un prima e un poi, che sono il 68 e il 70, hanno affrontato delle tematiche assolutamente militanti e femministe che hanno inglobato nel loro lavoro, come avete appena sentito dalle testimonianze di Susan Santoro, di Silvia Giambrone, creando delle opere che sono dei dispositivi di senso che quindi ci parlano non soltanto in termini estetici, ma in termini antropologici, storici e culturali, anche per una riappropriazione di un'identità femminile all'interno della storia dell'arte, che è una storia scritta al maschile. Quindi io sono voluta partire da Venezia, 1900, dalla città di Vice Lazzari. Perché Vice Lazzari è importante? Vice Lazzari è importante perché lei, e dopo di lei Carlo Rana, trattano due argomenti, due più che argomenti, due campi, si esprimono con due campi che sono sempre stati prettamente di dominio maschile. E io qua per maschio intendo un maschio cisgender bianco, ovviamente. E che sono l'astrattismo e l'erotismo. Vice Lazzari ha anche l'avventura di nascere nel 1900 e quindi poi di essere, diciamo, di capitare, di dover vivere due guerre che cambiano completamente la compagine sociopolitica del mondo, ma soprattutto del nostro paese. Quindi nel 1916, quando lei si iscrive all'Accademia di Belle Arti, lei chiede al padre di potersi iscrivere all'Accademia e studiare pittura e il padre dice no, tu non puoi studiare pittura perché tu sei una ragazza di buona famiglia borghese e nelle lezioni di pittura si studia il nudo e quindi come puoi pensare di fare un buon matrimonio se incomincia a disegnare dei corpi maschili nudi? Nessun, diciamo, maschio della nostra classe sociale potrebbe accettare una cosa del genere, perché tu vedresti degli uomini nudi prima del matrimonio. Lei aveva un carattere molto ribelle, per fortuna, pur avendo solo 16 anni, quindi punta i piedi e siccome uno degli zii insegnava cornato all'Accademia di Belle Arti, le permettono di studiare arti applicate. Quindi lei si iscrive e poi questa, diciamo, questo suo studio delle arti applicate in realtà fu per lei una leva molto potente di autodeterminazione proprio economica, perché comunque guardate che la famosa libertà in una società capitalistica come la nostra è quella soprattutto della, diciamo, dell'indipendenza economica. Per cui quando suo padre muore, lei muore negli anni 20, quindi siamo dopo la prima guerra mondiale e siamo esattamente 2 anni prima della marcia su Roma di Benito Mussolini e quindi dell'instaurazione del governo fascista che è stato, diciamo, assolutamente antifemminista nelle sue esternazioni, perché le donne a quel punto sono state viste esclusivamente come delle fornitrici di soldati, di prole per la patria. Quindi lei si ritrova, diciamo, orfana di padre e quindi alla famiglia viene a mancare il sostegno economico che era fornito dalla figura paterna, ma lei mette a frutto le sue capacità
diciamo, artigianali, incominciando a lavorare per i più grandi architetti e decoratori dell'epoca e, diciamo, impiegando la sua straordinaria bravura di artista nella realizzazione anche di prodotti applicati per la moda, per la gioielleria, per cui stupendi peraltro, borse, gioielli avveniristici fatti con dei materiali poveri, per cui lei nelle sue memorie che io sono andata a studiare in archivio, c'è una frase che mi ha molto colpito di quando poi lei detta in parte le sue memorie a quello che poi sarà il suo compagno di vita. E lei, perché poi lei ha grossi problemi agli occhi, per cui alla fine della sua vita per lei è anche molto faticoso continuare a lavorare, lei dice, piuttosto che girare con la tela rotolata sotto il braccio, che tanto nessuno mai avrebbe comprato, perché io era consapevole del fatto che l'artista donna aveva meno sbocchi professionali in un mercato dove veramente, in un mondo dove le donne non erano riconosciute, dice, piuttosto che fare, diciamo, questa cosa di girare con le tele che tanto nessun gallerista avrebbe esposto, che nessuno avrebbe apprezzato, mi sono messa a realizzare borse, cinture, a fare disegni per cuscini, a lavorare nell'arredamento, che comunque è stata una pratica che mi ha permesso di rendermi economicamente indipendente. Quindi lei in realtà ha avuto una pratica femminista in un momento in cui non c'era nessun tipo di teoria femminista, ma lei scriveva la cosa che mi è più cara è la mia indipendenza e la mia libertà e poter esprimermi attraverso quello che io so fare. Non voglio sposarmi, non voglio dover essere, diciamo, una persona relegata puramente nel domestico. Quindi è tanta roba ha detto in quel periodo storico. Alla fine della guerra poi lei conoscerà quello che sarà suo marito e il suo compagno di vita e riprenderà i pennelli in mano e sperimenterà molte forme, sperimenterà molte forme per finalmente arrivare a un linguaggio astratto estremamente rigoroso dove lei veramente si riconoscerà in pieno e dirà io andando avanti nella mia vita ho capito che dovevo ridurre, dovevo asciugare, dovevo arrivare a un'essenzialità, a un puro linguaggio di linee e di ritmo. Ah, perché lei chiaramente, mi sono dimenticata di dirvi, che la famiglia voleva che lei studiasse violino, perché le ragazze di buona famiglia borghesi dell'epoca studiavano musica, perché poi chiaramente sì, magari il bel canto, la musica, un po' di acquerello per passare il tempo, il ricamo, invece lei voleva fare delle cose, diciamo, più serie per quello che era la morale dell'epoca. E quindi il ritmo che lei comunque, pur odiandolo, lei fa un anno di conservatorio, lo dice nelle sue memorie, io odiavo il conservatorio, però gli insegnano comunque il ritmo che ritorna in tutta la sua opera astratta in maniera molto prepotente. Dopo Vice Lazzari ho pensato che era interessante esplorare la figura di Carol Rama, un'artista assolutamente rivoluzionaria, perché lei quando espone per la prima volta nel 1946, calcolate che Lazzari è del 900, Rama è del 18, quindi Carol Rama nasce proprio alla fine della prima guerra mondiale, quando la nostra società italiana è scossa da quello che viene chiamato dagli storici biennio rosso, ovvero il biennio subito alla fine della prima guerra mondiale dal 18 al 20, che vede soprattutto al nord le rivolte degli operai e al sud le rivolte degli agrari. Rivolte che porteranno poi alla vittoria del fascismo, perché gli agrari e gli industriali, che sia agrari al sud e gli industriali al nord, vedono nel movimento sociale di Benito Mussolini l'unico strumento forte per poter reprimere delle proteste che arrivavano dal basso e che il governo liberale, tra virgolette, democratico di Facta e degli altri assolutamente non era in grado di contrastare, perché
che manganellare è repressione, trovare un dialogo è democratico, e in quel momento quello che veniva richiesto era una repressione perché c'era molta paura, e quindi lei nasce in un momento storico ben preciso, molto particolare. La sua famiglia peraltro ha una, che è una famiglia estremamente borghese, agiata come quella di Lazzari, ha un dissesto economico, per cui poi la madre deve mettersi a lavorare, e questa cosa che quando io ogni volta che la dico, molti mi guardano e dicono embè, e no, non è vero, non è embè per niente, perché per molto tempo per una donna borghese non era affatto normale lavorare, anzi era una diminuzio, perché voleva dire che quindi la famiglia non era in grado di far fronte alla vita, il lavoro era una cosa per le povere, cioè per andare a servizio delle famiglie dei ricchi, per andare in fabbrica, per andare nei campi, non è che c'erano previste diciamo un'idea di professione per una donna, di poter fare l'avvocata o la giudice, questo poi è impossibile perché in magistratura non potevano entrare, quindi era proprio un campo che era solo quello della cura o del duro lavoro da somaro, quello che era previsto per le donne. Quindi quando la madre di Carol Rama apre il suo atelier di pelliceria, di modisteria, e poi la madre infatti gli viene anche un grosso esaurimento nervoso e viene internata in un sanatorio, e tutte queste cose influenzano estremamente la pratica di Carol Rama, che infatti poi racconta, peraltro ho avuto anche la fortuna di conoscerla, quindi anche di farmi raccontare delle cose, che quando lei andava nel manicomio dalla madre, ecco perché era proprio un manicomio, non è che erano cliniche di lusso, dove la madre stava in una sorta di letto di contenzione e lei vedeva tutte le altre persone recluse da dentro, trovava che in fondo ci fosse anche una grande libertà espressiva di queste persone che non avevano più freni inibitori, per cui magari allargavano le gambe, tiravano fuori la lingua, cioè non avevano i lacciuoli e le camicie di forza mentali dell'educazione repressiva borghese nei confronti del sesso, ecco qua. Per cui appunto, ma la cosa interessante di Carol Rama è che tutto questo vissuto e il suo desiderio di fare arte si esprime poi in un campo che è quello di un erotismo assolutamente impudico, ai limiti della pornografia, dove ci sono donne che felicemente si masturbano rivendicando un loro diritto al piacere, e ha un tipo anche di sessualità completamente slegato dalla penetrazione e dalla sessualità, diciamo, uomo-donna, e in cui si danno piacere, in cui anche corpi non conformi, mutilati, malati, sono comunque fieramente desideranti. Per cui quando nel 1946, quindi siamo dopo la fine, diciamo subito il primo anno dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1946, lei fa la prima mostra alla Galleria Faber di Torino, e la mostra rimane aperta 2 ore. Ma perché viene censurata, addirittura lei viene accusata di essere pazza, cioè pazza, e la volevano chiudere in manicomio anche lei. Cioè, nel senso che l'idea che una donna potesse desiderare quello che lei rappresentava nei suoi meravigliosi acquerelli, che noi abbiamo gioiosamente esposto nel Salone Centrale della Galleria Nazionale, era considerato una forma di malattia mentale. Cioè, desiderare il piacere e l'orgasmo era una cosa da malate, non era una cosa normale. Quindi voi dovete immaginare la fatica che hanno fatto le donne in generale per avere un minimo di autonomia anche sul loro corpo, cosa che peraltro ci stanno togliendo, state attente, ma le donne in generale per trovare una loro espressione all'interno di una società che è stata strutturata, disegnata e pensata per gli uomini.
Dopo Carol Rama, io ho voluto fare una digressione, adesso cercherò di andare il più veloce possibile. Una digressione. Facciamo, però Claude Kahan non potevo non metterla. Ma perché l'ho messa? Lei non ha mai lavorato in Italia, non c'entra nulla con l'Italia, mentre le altre straniere presenti nel libro ci sono in Italia. È stato il mio un puro atto politico di voler inserire Claude Kahan all'interno di questa rassegna, perché volevo raccontare come negli anni 20 a Parigi e a Berlino, però di Berlino lo farò in un altro libro, ci fosse una libertà di espressione personale talmente forte per cui non solo l'omosessualità maschile e femminile era completamente sdoganata, ma Claude Kahn, che io vi prego di leggervi il libro, ha una storia abbastanza incredibile, si autorappresenta continuamente come androgino. Peraltro anche la mamma di Claude Kahn è finita in manicomio, perché all'epoca non c'era una diagnosi per la depressione postpartum, per cui in una famiglia alto borghese come quella di Claude Kahn, il padre era un famosissimo editore ebreo di Nantes, quindi una città di provincia molto, diciamo, non certo molto aperta di mente, il fatto che la moglie di questo importantissimo signore avesse quello che oggi definiremo una depressione postpartum, e che è una cosa che, diciamo, assolutamente curabile e sì, risolvibile. Non nessuno. No, non te lo caschi, allora poi dopo ti dicono: guarda, ma tu è. Però ma pensate alle istruzioni, nessuno ti dice occhio. Occhio. Claude Kahn nasce nel 1894, ma nel 1894, se una donna non è estaticamente prendeva fra le braccia il proprio bambino dicendo questa è la cosa più bella che mi è successa nella vita, se per caso invece piangeva o era depressa, veniva messa in manicomio. Quindi lei, la madre di Claude Kahn, dopo il parto, dopo poco tempo dopo il parto, viene chiusa in un manicomio e lasciata lì a morire. Il padre si risposa con una vedova che aveva una figlia dell'età di Claude, della quale Claude si innamora furiosamente, ricambiata, e le due dopo qualche anno lasciano Nantes e vanno a vivere a Parigi, dove vivono una meravigliosa vita di creazione e di amore, libere da qualsiasi vincolo patriarcale, sociale. Certo, avevano la fortuna di essere molto benestanti e questo sicuramente aiuta, ma danno anche, come dire, e sono state per l'una per l'altra i pilastri e le fonti di ispirazione per una serie di opere meravigliosamente queer proprio sulla rappresentazione del sé. E adesso devo andare velocissima. Dopo Claude Kahn, che se leggete il libro poi voi capite il perché, adesso vi faccio proprio una cosa velocissima. Abbiamo Accardi, Santoro, Marisa Merz, Laura Grisi e Marinella Pirelli, che ho rinchiuso in un capitolo sulle sperimentazioni autovisive, che è un capitolo importantissimo, e poi mi sono applicata alle sperimentazioni verbo-visuali, e quindi Ketty La Rocca, Luciano Arcucci e Tommaso Minga, con un capitolo a parte per Greta Schoeden, che ho avuto la gioia di vedere il suo lavoro quest'anno alla Biennale di Venezia di Adriano Pedrosa, perché tra le tante artiste che qua ho trattato, Greta Schoeden è stata proprio, come posso dire, una mia personale riscoperta in un momento in cui ero a Bologna per studiare un altro artista, Li Wan Cha, che aveva Li Wan Cha, e quello che è diventato poi il mio compagno, il famoso gallerista, mi ha detto: senti, visto che vai a Bologna, guarda, ti volevo comunicare che Dino Gavina, il grande Dino Gavina, che ha, come dire, lavorato con i maggiori artisti degli anni 60 per la realizzazione
di una serie di complementi di arredamento iconici, fra cui il tavolino con le zampe di Mary Toppenheim, per dirne una. Dice, guarda che Dino Gavina c'ha una moglie ancora in vita, austriaca, che sai, è un artista. Visto che a me interessa lingua cha, fai finta di interessarti del lavoro di lei, così almeno, perché così è più facile, si predispone d'animo migliore. Lui aveva tutti altri figli, Richard. E io dico, va bene, andiamo. E gli dico, Greta, so che fai l'artista, mi fai vedere il tuo lavoro? Andiamo in studio da Greta e vi giuro che dopo 5 ore ancora ero là dentro a vedere il lavoro e dicevo, io non ci posso credere che questo lavoro meraviglioso sta chiuso qua da 50 anni. Tant'è vero che ho chiamato appunto Licia e gli ho detto, guarda che per quel che mi riguarda Greta Schedel è molto più importante di Liu Wanxia, dovresti venire a Bologna perché secondo me dovresti venire a vedere questo lavoro. Ed è nata questa avventura con lei, veramente anche umanamente bellissima, che l'ha portata quest'anno ad essere nella mostra internazionale di Adriano Pedrosa, la Biennale di Venezia, ripeto, con una mia gioia infinita. Marina Abramovic, perché l'ho messa? Perché c'è Marina Abramovic? Perché quello che a me interessava era scandagliare la coppia di artisti Abramovic e Ulay e loro creare uno spazio di desoggettivazione, che poi troveremo infatti in Claire Fontaine, per creare delle performance che parlano del rapporto di codipendenza uomo-donna di rarissima potenza, calcolando che entrambi venivano da due storie estremamente complicate dal punto di vista personale, figlia di generali dell'esercito di Tito lei e cresciuta con quella che è una vera educazione siberiana, figlio di nazista, di gerarca nazista lui, cresciuto praticamente in una specie di convitto brefotrofio, entrambi con dei profondissimi sensi di colpa rispetto al passato genitoriale che si portavano dietro, e entrambi si incontrano il 30 novembre ad Amsterdam nel giorno del loro comune compleanno, perché entrambi erano nati il 30 novembre, ed entrambi si comunicano quel giorno non solo che era il loro compleanno, ma che odiavano il loro compleanno ed erano anni che strappavano la pagina del 30 novembre dalle loro agende. Diciamo che c'era tanto materiale per piacersi. In più Ulay in quel periodo era il 1976 quando si incontrano e si presentava scisso, metà donna, metà uomo, una parte veramente come una sorta di Marilyn e una parte come era lui, beffardo, sexy e estremamente attraente Ulay. E diciamo che sicuramente a un personaggio come Marina Abramovic il fatto che lui avesse questa sorta di doppia personalità la intriga moltissimo. Si mettono insieme, fondano questo gruppo che si chiama, questo duo che si chiama The Others, per sperimentare delle forme di performance estreme in cui soprattutto mettono in gioco quello che è la relazione maschile e femminile. E quindi questo era il motivo per cui li ho messi, ma ci sarebbe da dire, ci andrebbe una sola lezione su di loro. Renate Bertelmann è un artista che ho molto amato, perché dopo Caro Rama sicuramente, se c'è un artista femminista ma che ha voluto lavorare con l'erotismo in maniera ludica ed estremamente irriverente, questa è stata Renate Bertelmann, nata a Vienna nel 1943, con cui ho avuto anche l'onore di lavorare, perché prima del Covid, a un certo punto la galleria di Richard è stata selezionata per far parte di un progetto sull'erotismo all'interno di una sezione di Frieze a Londra. E io ho detto, ma posso curare io questo progetto? E lui mi ha detto, guarda, fai un po' come vuoi. Sono andata a Vienna da lei e mi sono trovata a prendere il tè in delle bellissime porcellane che ti sarebbero piaciute, Cecilia, e con una signora, peraltro ex
bella veramente, molto che squisitamente mi ha proprio abbiamo fatto una lunga dissertazione sui vibratori e su quanto per lei fosse diventato difficile creare opere d'arte usando i vibratori contemporanei, perché erano talmente, diciamo, design che non ricordavano più com'era, diciamo, un po' il fallo originario, e quindi per lei era diventato difficile, quindi doveva spostare un po' il suo campo di azione facendo altre cose. E quando io gli ho proposto di realizzare insieme uno stand che doveva sembrare un porno shop, io davanti a questa signora di quasi 80 anni è stata deliziata da questa proposta, e in effetti è venuto fuori un lavoro estremamente interessante. Ma diciamo che il motivo per cui lei appare nel libro è perché nel 1977, alla Settimana Internazionale della Performance, nella seconda edizione curata da Roberto D'Aolio e Francesca Di Novi, Renate Bertelmann ha fatto un'azione estremamente importante che si chiamava Deflorazione in 14 stazioni, e cioè lei, calcolate che lei viene da Vienna, azionismo viennese, quindi c'è anche una grande, diciamo, se volete, ironia e blasfemia che usavano gli artisti proprio nei confronti dei simboli religiosi, per cui lei prende, diciamo, l'idea delle 14 stazioni del martirio cristologico e le trasforma in 14 stazioni del martirio femminile della perdita della verginità, vista attraverso, non tanto come martirio, ma vista attraverso come la lacerazione di uno schermo che poi portava a una sorta di liberazione. Infatti la performance alla fine, quando lei lacerava tutto questo schermo di carta, diciamo, con le sue mani, che ogni dito c'era un ciuccio con delle lame di rasoio innestate sopra, per cui la simbologia di questo lavoro è fortissima, perché ci sono le tettarelle del biberon, ci sono i bisturi, ci sono i suoi capezzoli addirittura con i bisturi che lacerano questa carta, e poi lei, quando riesce a lacerare tutto, prorompe anche un grido liberatorio misto fra dolore ma anche, diciamo, piacere e liberazione personale da un gioco, perché in fondo la verginità, diciamo, è anche una sorta di gioco. E quindi questo è il motivo per cui c'è Renate. Poi abbiamo nel libro Mariella Bettineschi, che fa un lavoro abbastanza interessante sull'iconografia delle muse dei grandi artisti, e poi Francesca Woodman, che ovviamente non poteva non esserci, avendo lei raggiunto la sua maturità di artista e di donna proprio a Roma nel 77, in questo famoso anno del 77, dopo Francesca Woodman, Silvia Giambrone, Marinella Senatore, Jenny Saville, e mi interessava Marinella Senatore, ovviamente è stata scelta non solo perché io ci ho lavorato, ma anche per tutto il suo meraviglioso discorso sull'attivazione dello spazio in maniera, diciamo, politica performativa. E poi Jenny Saville, che è un inglese che ha scelto di vivere in Italia, nello specifico a Palermo, ha vissuto molti anni, ma quello che mi interessava di lei è la rappresentazione della maternità. E io ho sempre pensato che la rappresentazione della maternità fosse fuorviante, fosse qualche cosa che faceva pensare a un mondo chicco, quando invece non è così, perché fare un bambino è lacrime, è sangue, e una volta che il bambino esce dal nostro corpo non è che poi le cose migliorino moltissimo. E quindi io volevo che, nonostante l'amore che poi una donna può prova per i suoi figli, e io peraltro sono madre, amo le mie figlie, tu sei madre, ami le tue figlie, tu ancora no, ma non è obbligatorio, e c'è questa deformazione di questi corpi, che sono dei corpi veri, non sono dei corpi diciamo addomesticati o idealizzati, non sono delle madonne col bambino. Qui c'è dentro tutta, diciamo, l'impegno, la sofferenza della maternità. Dopodiché ho voluto trattare un tema più, diciamo, di nicchia, ma secondo me
estremamente interessante, che è l'ecofemminismo con Romina De Novelli e Elena Mazzi, ma come giustamente diceva Susan Santoro questa mattina in macchina mentre guidavamo per venire qua all'Aquila, in realtà l'ecologia ha sempre fatto parte del femminismo. All'inizio, fin dall'inizio. E poi concludo questa mia trattazione con un'artista che è la più giovane di quelle che ho preso in considerazione in questo volume, che è Benny Bosetto, e mi interessava il fatto di poter fare far entrare all'interno del discorso teorico femminista e del discorso artistico il postumanesimo e la teoria del compost di Donna Haraway e Rosy Braidotti. Per cui diciamo che dal mio punto di vista Bosetto è sicuramente l'artista giovane che ha nella maniera migliore inglobato una serie di teorie fondamentali più contemporanee e che ben esplicita nel suo lavoro, peraltro con Cecilia, quando abbiamo deciso di, Lara Conte, abbiamo deciso di invitare Benny Bosetti alla nostra collettiva, io dico io, abbiamo incontrato anche diciamo una certa resistenza, non nostra, no, della direzione, perché questo lavoro che lei fa di sull'ibridazione dei corpi, sul postumanesimo, non sempre viene accolto con grandissimo favore, e devo dire che dopo il lavoro site specific che lei ha realizzato per noi, che purtroppo non ho qui perché è super, no, perché è molto difficile da, infatti ce lo devo mettere, ma devo trovare un modo, perché era super difficile fotografarlo, perché era a matita di grafite su una parete lunghissima, ed è avendo davanti delle finestre con la piena luce, era veramente difficile da fotografare perché non veniva bene. Ma quello che lei racconta in questo immenso graffito è un mondo in cui ormai l'ibridazione non esiste più, il maschile e il femminile, ci sono corpi di esseri umani che vengono continuamente ibridati da ingegneri meccanici e con altre forme di vita vegetali e animali e robotiche. E quindi su questo scenario, diciamo che io assolutamente non definisco apocalittico, ma definisco evolutivo, e si chiude questo racconto che io faccio di una storia dell'arte appunto non egemone, cioè vista attraverso uno sguardo femminista e femminista. Chiaramente, perché dico che ne voglio fare altri due che ho già in testa, perché ovviamente questo qui non poteva essere esaustivo, è stato solo un inizio, ma ci sono ancora tantissime realtà estremamente interessanti da mettere in cantiere. Per esempio non c'è in questo libro, ma nel prossimo ci deve essere per forza. No, perché mi rendo conto che comunque io avevo una serie di pagine a disposizione e quindi non ho potuto dire tutto quello che volevo dire, per cui devo scrivere altro. Ne ho fatto altro, per forza. Allora, io adesso mi scuso perché c'è una chiusura ex abrupto, sono le 2:15 e quindi diciamo possiamo accogliere forse mezza domanda. Due pratiche artistiche altrettante raccontate da Paola. Però quello che possiamo fare è, per esempio, attraverso le nostre lezioni con ciascuno di noi e dei vostri professori che sono in aula, grazie, se avete altre domande, altre questioni, possiamo riportarle alle nostre ospiti. Sì, certo. Questo. No, dicevo questo e poi comunque voi andate via subito adesso. Allora io ho un problema. Vabbè, noi siamo ancora un po' qui fuori, quindi a parte questa dimensione magari più informale uscendo, non la vediamo. Sì, no, io ci sono qua. E insomma, per poi qualcuno degli studenti o delle studentesse o degli studenti vuole fare qualche domanda a Paola e a Susanna, che sono qua. Silvia, la ringraziamo. Grazie Silvia. Grazie. Grazie veramente, è stato molto interessante. Grazie a voi per averci ascoltato. Grazie.